Amici, Mister Gordon Italia Metal Hunter, per voi, ancora per voi. Siamo al 22 dicembre 2022, qualche giorno prima di Natale. Facciamo una terza sessione qua al campo dei Tre Cascinotti. Invernale, fa freddo, ma sono bello carico. Allora, se vi ricordate chi ha visto gli altri due video. Anzi, ho fatto solamente la prima sessione, la se seconda sessione devo ancora fare l'editing. Ho praticamente scoperto una possibile stradina, visto i ritrovamenti, che andava all'edicola votiva che c'è lì, no? Poi ho trovato la posizione con la seconda sessione del primo cascinotto, che era intorno qua, ok? E adesso dobbiamo scoprire, stando nel centro del campo, il campo è enorme. Enorme, 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 arriva fino al boschetto in fondo, vedi? Ok, enorme. Stando qua alla posizione centrale, vedere, ritrovare gli altri due cascinotti, la posizione, e vedere se troviamo intorno altre monete. Ok, l'obiettivo è sempre una monetina che mi dà carica per andare avanti, però già qua stare all'aria aperta è una bella soddisfazione e niente, adesso ripartiamo, sono bello carico, sono quasi 2 mesi che non vado più a fare metal detector, c'è la cagnolina che sta bene, però adesso mi dedico 4 orette, c'è mia moglie che la cura, mi dedico 4 orette per me e niente, dai, oh, cerchiamo di divertirci e sempre mai mollare e sempre andare avanti alla grande. Da Mr. Gorn Italia Metal Hunter è tutto. Adesso ci divertiamo, speriamo, dai, alla grande. Thank you.
Vediamo se il campo è morbido. Vediamo se riesco a... Allora, come ho detto nell'introduzione, facciamo questa parte qua, centrale. Poi magari vado intorno al boschetto lì. C'è un po' sparso un po' ovunque. Una moneta subito, cazzo, 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 subito la moneta. Puttana bastarda. Subito, subito, subito la moneta, subito. Puttana figa. Amici, due buche. Tre buche e subito moneta. Guardala, guarda che roba, che roba. No, che bella, subito. Che roba. Questa è la buca, non tanto profonda. Qua proprio per la mappa, altezza del palo della luce. Poi come l'altra, che prendo sempre indicazioni, dove c'è il palo della luce. E poi, posti, non c'ho riferimenti. Ecco qua. Sono proprio dritto qua. Il palo della luce. Storia figa. Lì proprio, anche c'è la torre. Ok, sarà buca. Dai, quanto sarà? La posizione, ossia, non c'ho riferimenti qua, porco qua. Sarà quasi in centro, qua sono quasi in centro al terreno. Spettacolo, figa. Dai, un altro riferimento importante. No, importante è che io sto facendo questo video con la mappa, che qua, guarda qua. Qui siamo all'altezza. Siamo all'altezza così, guarda. Tac. Dell'albero della casetta. No, così no, perché non è il semplice ritrovamento della moneta, ma è la storia che c'è legata al ritrovamento. Non mi esalto per aver trovato la moneta e nel sé dell'oggetto in sé, ma per dove è stata trovata, che periodo è stata trovata, e cercare di costruire, ricordare la storia passata. Questo è l'obiettivo di Mr. Gordon di Italia Metal Hunter. Non è la semplice moneta, non è il semplice ritrovamento che mi esalta, ma è tassello per tassello costruire la memoria dimenticata, il passato dimenticato, e divulgarlo tramite il canale YouTube. Spettacolo, emozione, tantissima. Subito la moneta, cazzo. Adesso vediamo un attimo qual è da prendere. La spiga, somiglia alla spiga questa. La spighetta. È molto liscia. Molto liscia. Vediamo di risalire qualcosa.
È un 20 centesimi esagono, 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 si vede? È un 20 centesimi esagono. Catroia, guarda. Qualcosa si vede, sembra 20 centesimi esagono. Dai, grande, grande Giuseppe. Vediamo se è veramente lui. Dai, terza buca, già una moneta. Spettacolo, figa, spettacolo. Qui l'altezza può essere l'altezza del possibile secondo cascinotto, anche se siamo più sulla zona del primo, che ho visto che è più o meno questa zona qua, ok? Vedi, fogliettino, ho scritto 2, questo 6, ho scritto 1, scusate, emozione forte, tutte le volte che trovo. È arrivato, spettacolo. Automaticamente si capisce magari dove sono i cascinotti, perché sotto c'è tanta roba. Capito? Guardalo, guarda il sigillino di piombo, moneta, capito? Moneta, qua moneta, sigillino di piombo, sigillino di piombo. Moneta, sigillino di piombo, che roba. Qua, guarda, un metro, spettacolo. Cos'è? Un altro sigillo del salame, due sigilli, quindi sigillo moneta, e quindi questa qua è una testimonianza della presenza contadina. Questi qua magari sono piccoli così, sono proprio veramente i tondini del salame di piombo. Mangiavano, si rifocillavano dopo la fatica della lavorazione della terra, che prima si faceva tutto a mano. Si sente ancora, si riesce ancora a respirare l'emozione, la fatica, il duro lavoro del campo. Qua è rimasto tutto come era una volta, non c'è cemento, quindi si respira ancora l'aria di un tempo. E niente, qua, aspetta. Questa è un'altra testimonianza. Mangiavano, bevevano, e purtroppo per loro perdevano le monete, una distrazione. E come ben sapete, quando cade qualcosa
nella terra o nella sabbia, è difficile trovarlo dopo, soprattutto se poi sono monete scure come quelle in rame, il nickel, il rame, beh il nickel figa proprio. Certo, se fosse monete argento o sono monete in quelle che sono 50 lire, 100 lire, che sono belle lucide. C'era l'entrata o la stradina che magari portava lì al cascinotto. C'è il cascinotto, la stradina che c'è lì principale, o se no c'è, come c'è anche la strada lì, cioè l'entrata del cascinotto poteva essere o di qua o di là, perché qua c'è una strada, qua c'è un'altra. Adesso devo guardare sulla mappa del mio paese scaricata sull'archivio storico degli anni 60. Negli anni 60 non c'era quasi niente, cioè dove abito io adesso non c'era tutta la campagna, quindi possono uscire fuori dei sentieri dove adesso non ci sono più. Ferro, scriviamo lo stesso. C'è più segnale. Vai, no, tappo da corona, quindi sono stati, cazzo ci fa qua un tappo della corona, ma è un contadino più recente che si è fatta una birra. A parte che qua può passare chiunque, bersi una birra, lanciare il tappo e bersi la birra, poi una bari la bottiglia l'ha buttata più avanti, non mi sorprenderebbe la cosa. Comunque noi portiamo via tutto. Cazzo, è qualcosa di piccolo. Cazzo qua.
Cos'è, 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 cos'è? Piano, 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 piano. No, 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 no. Cos'è? Cos'è, cos'è, cos'è? Cos'è, cos'è? Una... Attenzione. Attenzione. Attenzione, figa. Attenzione. Una spina smaltata. Ci sono delle scritte. Amici, guardate lì dove c'è il pezzettino lì, ho trovato la moneta. Sembra, guarda, linea retta. Linea retta la moneta, guardala, l'ho trovata lì, ho messo il pezzettino di carta, guarda cosa è saltato fuori, che cazzo è? Faccio una foto, qua c'è scritto Assisi, qui è un numero romani, qui può essere l'epoca fascista, ma che roba è figa, no, che roba cazzo, ma che roba è? Bella, non so cos'è una pin, qua non c'è una presenza di niente, una medaglia, che cazzo, non c'è niente, non c'è nessun foro, qua non c'è niente da, tipo un appiglio dove metterla, magari adesso, no, c'è, ma roba, che bella, figa, cazzo, dai, questo qua è il secondo ritrovamento bello, e sempre in linea vicino alla zona dove c'era il primo cascinotto, il tempo, campo enorme e voglia qua fare metà detector, spettacolo, grande emozione. Adesso io proseguo la strada per andare lì e rimango in linea con il ritrovamento della moneta e di questa cosa qua che non so cos'è. Spettacolo, figa. Grande figa. Quindi sulle orme del primo cascinotto, adesso mi spingo più di qua e alla ricerca della zona degli altri due cascinotti. Ho fatto un po' una linea retta qua, però il terreno è molto sporco. Vai, continua a suonare, lanterna all'otto. Senti. Tanto ferro. Che cazzo?
La moneta! Moneta ancora! Cazzo, una moneta! La moneta ancora! Cazzo, 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 cazzo! Cazzo, cazzo, una moneta ancora! Una moneta ancora! Una moneta ancora, cazzo! Dove l'ho trovato lì? Guarda, 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 guarda qua! Guarda qua! Guarda che mi guarda, guarda che mi guarda! Guarda che mi guarda! Guarda che mi guarda! Guarda che mi guarda! Non dimmi che non ho ripreso, figa! Non dimmi che non ho ripreso! Puttana, che bastardo! Spettacolo amici, ancora una moneta, guardate proprio dove c'è l'altezza del portone del cascinotto in fondo, guardala, guardala, un'altra moneta è uscita fuori, è un'altra moneta, un'altra, un'altra, andiamo insieme, la spiga, 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 la spiga, la spiga, la spiga, la spiga, la spiga, la spiga bella, guarda com'è bella. Guarda com'è bella la spiga. La spiga. Bellissima. Conservata molto bene. Dai. Dai che roba. Guarda la spiga. Bella. Bella, bella, bella. Simbolo. Questa moneta è simbolo. È simbolo della fatica contadina. È simbolo della fatica contadina. È simbolo della fatica contadina. Eh sì, bella, bella. Qua il contadino, guarda, guarda un po', guarda, 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 guarda un po', questa c'è la buca, ok? Sono qua, altezza, sempre dal palo, un po' più spostato, a 2-3 metri dal palo, ok? Ok, guarda, guarda qua, 2-3 metri dal palo, guarda, più o meno dove c'è linea d'aria del portone, dove c'è il cascinotto comunque, guardala. Sempre a riferimento, sempre a riferimento, guarda, e qua, qua c'è trovata questa, la spiga, e là ho trovato l'altra, guarda, non più di tanto, tanto ho messo qua la carta, qua dove ho trovato la moneta, guarda, qua dove ho trovato la moneta, e lì ho trovato la spiga, guarda, qua è una foto bella, la bella, la ricordo, la vita contadina, la vita contadina, cazzo, che roba, guardala, quindi qua c'era il contadino che lavorava, c'era la possibilità di essere, ci sono i cascinotti, qua c'era il cascinotto, io non so preciso dove erano tre situati quei tre cascinotti, ma erano a distanza, vedi che qua, vedi che non sono tanto distanti quelli, tac, tac, e quello lì. Quindi doveva essere una cosa speculare anche qua, ma purtroppo li hanno, non so chi hanno, li hanno demoliti, che muore, purtroppo muore muore il proprietario e niente. Comunque hanno tolto via tutto, magari il proprietario è diventato uno solo, hanno tolto via tutto e coltivano tutto, coltivano tutto questo terreno qua. La spiga è saltata fuori, dopo che vedi quante buche ho fatto qua intorno, eh? Ho trovato qua intorno le buche, guarda, tante, perché ho detto via, ho trovato la moneta, poi l'ho lasciato proprio avanti di là, ho trovato la spilla, non so se è la spilla, vado di qua, poi adesso dai, adesso torniamo indietro qua e vado verso di qua, ho trovato la grande, ho trovato la spiga, qua nella seconda sessione, adesso non so il punto preciso perché non ho ancora editato il video, ho trovato un'altra spiga. Quindi sono saltate fuori in zona qua, due spighe e adesso quello là deve essere un 20 centesimi esagono, ma no. Dai, 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 andiamo avanti. Mi sposto un po', ma andiamo per intuizione, allora, questa spazzatura qua metallica è tipica del dopoguerra, anni 70-60, quando hanno cominciato a fare il boom delle scatolette in alluminio.
faceva la spazzatura. Allora, adesso, dopo che ho fatto questa zona qua, volevo poi andare più di qua, ma mi sta ispirando, voglio andare quasi vicino alla stradina. Altezza del palo lì, voglio spostare un attimo. Vedi qua dove non c'è la presenza del cascinotto? Questa qua siamo in aperta campagna, qua c'è il terreno, vedete che si sente poco. Sigillo spirito. Sigillo spirito del liquore. Qui qua la gente beveva. Ok. Bello, figa. Questo si è sempre presente, che è un simbolo di per sé. Non ha molto interesse se sono quelli della Repubblica Italiana, per amor di Dio, figa. Sono bellissimi, però indicano praticamente la presenza di persone dove praticamente si fermavano a lavorare da terra. O semplicemente qua venivano qua a bere e a riposarsi. Siamo spinti un po' in una zona incognita, una zona nuova, sempre del campo, però qua vado un po' a caso, la tua intuizione. Cos'è? Un'altra moneta, un'altra moneta, un'altra moneta, intuizione! Ha intuizione, ha intuizione! Ha intuizione! Guardala! Aspetta, che roba! Wow. Allora, sono qua vicino alla mappa, la stradina, guarda, divisa da un boschetto. La stradina divisa da un boschetto all'altezza dell'albero del terzo cascinotto. Figa, che roba! Amici, grande emozione oggi. Storia. Amici, mi sono spostato dalla zona dove c'erano i tre cascinotti. Mi sono spostato perché mi manca ancora un'oretta prima di finire e volevo fare questo pezzo qua. Vedete che il campo è enorme, si estende fino al boschetto. Fa tutto questo giro qua. Qua c'è la strada, dove ci sono quei cascinotti a 20 metri, c'è una stradina che porta di là. Questo è l'intero campo. Ho detto quella zona lì. Dei tre cascinotti, ho detto vabbè, adesso voglio fare una posta nuova. Sono arrivato, ho detto faccio la. Qua c'è una stradina di passaggio ancora adesso, che vale dico la votiva, bellissima. Poi dopo qua c'è una cascina in fondo. Ho detto beh, faccio questa parte qua, vado fino in fondo, se ce la faccio. Adesso vado fino in fondo, lo so, tengo per la prossima volta, fino a dove c'è il boschetto. Guarda, che cazzo è saltata fuori, figa.
Adesso me la son persa. Da deficiente. Dai cazzo. Guardala. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua cazzo. Ma cazzo. Ma cazzo, un'altra moneta. Ma cazzo, un'altra moneta. E che cazzo è? Cazzo, un'altra moneta, figa. Questa qua è leggera, in alluminio. Leggera in alluminio, quindi Repubblica Italiana. Questa qua è alluminio. Alluminio fa questi scherzi qua. Niente, non la rovino perché questa col bagno di vaselina ritorna, va via tutto. Perché poi praticamente cosa succede nelle monete d'alluminio? C'è il famoso cosiddetto cancro dell'alluminio, c'è praticamente grumi di terreno, di terra che si attaccano alla struttura dell'alluminio e quando si stacca via, stacca via anche l'alluminio. Quindi non voglio rovinarla alla grande. Mr. Gorn, grandissimo. Questa è la terza moneta oggi, spettacolo. Spettacolo a sessione. Il campo continua a dare ancora dei ricordi. Bellissimo. Questa qua, prima di Natale, ci voleva fare una sessione un po' soddisfacente, grandissimo. Ci sta, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Qua ci sono le montagne, bello, guarda. Qua ci sono tutte le montagne. E siamo qua in aperta campagna, si sta bene, si sta da Dio. Alla grande, continuiamo, dai. C'è da sapere che ai tempi c'era molta più devozione verso la religione cattolica. E cosa succedeva? Una volta all'anno, due volte all'anno, si formava la processione che si fermava a pregare dove c'è quella cappelletta votiva, e dico la votiva. Quindi mi hanno detto un signore che ho cioè, ero di là, i campi là in fondo, e mi fa che lì può essere la zona dove ci può essere qualcosa, perché oltre al passaggio del contadino c'erano anche le processioni di persone che andavano a fare una preghiera alla Madonna. Cartuccio, bella. Mirage. Tordo. Cartuccio calibro 12, questa qua mi piace particolarmente, che mio papà andava a caccia, quindi bel ricordo. Grazie. Ciao. Salve. La forchetta, guardala, la forchetta, bella, guarda, bella, la zona è buona. Guardala. Amici, sessione finita. Campo dei tre cascinotti, sessione 3 re. Sono divertito oggi, ho finito, è ancora chiaro, ma devo un appuntamento che sono già in ritardo, dovrei anche andare a cambiarmi, ma mi sa che vado così, sto sporco, tanto va bene così, io sono giù la buona. È bellissimo campo, ancora da venire qua, anche magari con la neve.
Volevo venire qua dove c'era il bosco qua per vedere se trovo qualche boss o qualcosa come ho trovato, siccome lì dietro al bosco, al boschetto, c'è il cascinotto caduto, magari qualche altro boss o magari qualche altra testimonianza della seconda guerra. Niente, dai, adesso quasi le 4. Grandissimi amici, grande soddisfazione oggi. Vediamo di pulire le monete, la spiga è bellissima. E guardate la campagna, cosa ci regala ancora. Covoni di paglia ancora secchi, pronti per dare da mangiare alle bestie. Niente, dai, la campagna è bellissima. Ringrazio tutti quelli che hanno visto finora il video e ci aggiorniamo alla prossima. Nell'attesa, alla grande, mai mollare, mai arrendersi e sempre andare avanti, testa alta. Ciao amici, grazie, grazie della visione.